Bene, bentornati e bentrovati sul mio canale, sono Francesco Pagnello, consulente gastronomico. Oggi, come al solito, vi farò vedere una chicca. Vi parlerò delle carrube. Beh, oggi parleremo di questo frutto, che è un frutto che viene fuori da un albero a fusto molto grosso, quindi anche molto alto, e questo oggi diventerà una sorta di miele, una sorta di marmellata, una mielata. Quindi ragazzi, rimanete sintonizzati e parleremo di questo. Beh, per prima cosa dobbiamo lavare le carrube e poi con questo, che è uno strumento che tutti abbiamo in casa, lo schiaccianoci, le andiamo a schiacciare. Gli ingredienti per la nostra preparazione sono acqua e carrube. 2 litri d'acqua, 1 kg di carrube. Adesso versiamo l'acqua nella pentola, spacchiamo le carrube e otteniamo un liquido dopo ebollizione. Beh, questo è il liquido che abbiamo ottenuto, adesso andiamo a mettere questo liquido in una padella un po' più ampia, quindi più superficie di contatto, e lo facciamo restringere. Beh, e siamo giunti alla fine della nostra ricetta. Adesso l'andiamo a mettere in una ciotolina e poi l'assaggeremo con un po' di caciocavallo e un po' di pane bruschettato.